siamo molto felici questa sera. Tra l'altro mi ha detto, oh, in bocca al lupo, non devo fare niente, c'è il film, una volta tanto non devo fare nulla, anzi mi siederò con voi a seguire il film. Allora, buonasera, benvenuti, siamo molto contenti, per noi è una serata un po' speciale, per due motivi. Uno, perché presentiamo questa cosa che abbiamo fatto e che, devo dire, a me piace molto e ci auguriamo veramente che piaccia molto anche a voi, perché abbiamo creato questo video con un sacco di personaggi veramente giusti, alcuni sono anche qua questa sera, quindi insomma poi magari ho modo anche di ringraziarli personalmente. Abbiamo organizzato anche una festa per i nostri 20 anni, quindi so che molti di voi sono qua non per il film ma per la festa, tutta la verità. Quindi sono veramente felice di presentarvi The Leadership Factor. Via! About to see on the large screen will be generated by what's in that bag. South Africa is a country of many races. There is room for all the various races. Because how can we love God whom we don't see? St. John says, how can you say that you love God? Mi è piaciuto molto il film perché, per quanto alcune cose si sappiano, ma non le so necessariamente io, ma le persone sanno certe cose, spesso si dimenticano, facciamo finta di dimenticarle, per cui occasioni come queste, film come questo, sono un bel promemoria, proprio inciso col coltellino sul legno. Bello, bello, bello. E il complimento che facevo prima a Roberto è che il film, senza doppi sensi, ha molta misura, cioè non eccede mai in nulla. È equilibrato, è bello anche per quello. Ma direi illuminante, noi avremo bisogno di cose fatte in questo modo, soprattutto perché c'è stato anche molto movimento, c'è stata molta attenzione, direi 1 ora e 40 illuminanti appunto su un tema principale che è quello della leadership, però sono stati toccati anche tutti una serie di temi, non soltanto professionali ma anche personali, familiari, penso che in questo momento ce ne sia molto bisogno. Se non ti piace quello che fai, non farlo. Se ti piace qualunque lavoro tu stia facendo, avrai successo. Solo la passione fa il successo, tutto il resto solo è retorica. Indicherei il giovane stesso, nel senso che ognuno deve essere il leader di se stesso. Noi siamo passati anche nella cultura, da qualcosa prodotto da pochi per pochi, oggi finalmente molti per molti. Wikipedia è scritta da milioni di persone ed è letta da milioni di persone. Stessa cosa per la leadership. Ognuno deve essere leader di se stesso e tutti insieme un grande coro di leader. Personalmente cerco sempre di essere più intelligente di quello che in realtà sono, quindi è un esercizio che è molto duro da applicare, ma alla fine in qualche maniera paga, il famoso muscolo di cui parlava Roberto. Nella mia vita appunto cerco sempre di fare al meglio ciò che faccio, lo faccio da quando ero piccolo e la creatività e la professione di artista erano veramente lontane. E poi questo esercizio appunto mentale di cercare di essere sempre un po' più intelligente di quello che sono. È un bellissimo film, è stato montato molto bene. È una lezione di vita a chi non sa la vita. La vita è fatta in questo film.
chi vuole, chi ha un occhio nella vita, di vedere molto lontano, bisogna essere un po' delle aquile, perché le aquile viaggiano da sole. E se vuoi arrivare devi fare solo come dicono questi signori nel film. È stato molto bravo anche Don Mazzi, ha un viso bellissimo, poi ha un'espressione dolcissima. Poi sono stati bravi anche tutti gli altri personaggi a raccontare una storia della loro vita, che è la storia poi di una persona che può aver successo nel suo lavoro, nella vita privata, come uomo e anche come attività. È molto bello e molto interessante. Beh, diciamo che con Roberto ho iniziato a capire meglio questo meccanismo, che prima, fino all'anno scorso, a me era proprio sconosciuto. E quindi, insomma, no, sto lavorando molto su questo e sto imparando che il leader in una coppia, soprattutto come nel nostro sport, a volte non è quello che primeggia, quello che si fa sentire, ma a volte è quello che fa un passo indietro. Quindi penso sia fondamentale capire questo. È stata una serata splendida perché il film ha avuto un successo enorme e poi abbiamo festeggiato alla grande i nostri 20 anni, quindi è stata una serata speciale. D'altra parte si fa una volta ogni 20 anni, per cui insomma doveva essere per forza così. La partecipazione è stata veramente massiccia perché abbiamo riempito tutto il cinema Odeon, insomma quasi 1000 persone a vedere un film sulla leadership, non è una cosa da poco, un grandissimo successo, siamo veramente molto contenti. No, non avrei mai pensato arrivassimo a 20 anni, nel senso che in realtà non ho neanche mai pensato che saremmo arrivati a 5 o 10 o a 15, cioè io ho iniziato a fare questa cosa perché mi piaceva, ma non pensando che sarebbe diventato tutto questo. Quindi adesso quello che è diventato è anche una grande responsabilità per certi versi, però molto bello, tocchiamo decine di migliaia di persone ogni anno e quello che facciamo oramai inizia a essere, insomma, avere un impatto come quello di questa sera, no? Cioè, e come quello di questo film. Quindi è stato molto bello avere invece la possibilità di prendersi qualche minuto di tempo questa sera per godersi quello che abbiamo fatto, no? Perché poi si è sempre molto preso a fare e poi non ti fermi mai, o meglio, non abbastanza a volte, a festeggiare quello che fai e a goderti anche il risultato che hai ottenuto. Quindi questa sera è stata una serata proprio che ci siamo dedicati con grande piacere.